Ciao ragazzi, stavo proprio pensando che per chi veramente mi segue dall'inizio di questa sfida mi sta praticamente seguendo tutti i giorni e mancano esattamente 20 giorni alla fine dei 60 video in 60 giorni. Pazzesco! Veramente mi sto divertendo tanto e sono felice di portare così tanto contenuto all'interno del canale e soprattutto di vedere che vi piace così tanto, quindi volevo ringraziarvi ancora una volta. So che mi sentite farlo in tutti i video, ma veramente la mia gratitudine è immensa, sta esplodendo. Quindi grazie, 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 grazie. Oggi, ragazzi, voglio parlarvi di un argomento di marketing legato alle Facebook Ads. In parte ne abbiamo già parlato all'interno del canale, perché abbiamo già parlato di scaling up, ovvero di scalare un business online. Vi ho già dato dei consigli, ma credo che ci sia un aspetto che non ho ancora trattato e quindi sono veramente felice di trattarlo quest'oggi all'interno di questo video. E come sempre due regole d'oro, ragazzi, ormai anche qui mi sentite dirlo allo sfinimento. Ma la prima è iscrivetevi al canale, la seconda lasciate un like a questo video. Grazie, grazie, grazie. Allora, oggi parliamo di scaling up delle Facebook Ads. Faccio una breve panoramica su che cos'è lo scaling up, nel caso qualcuno avesse perso il video precedente, ma lo invito a guardarlo all'interno del canale, tanto ormai il canale è pieno di contenuti e quindi potete apprendere sempre tantissime nozioni. Dunque, lo scaling up si intende andare ad aumentare quello che sono i nostri risultati, ovvero scalare le nostre campagne di Facebook Ads. Vi faccio un esempio per rendere il tutto più chiaro possibile. Se io sto lanciando delle campagne pubblicitarie che sono uscite dalla fase di test, mi hanno condotto dei risultati, quindi sto vedendo, sto riscuotendo successo perché magari mi permettono di vendere i miei servizi, magari mi permettono di prenotare delle consulenze, magari mi permettono di avere delle prenotazioni presso il mio hotel, insomma, mi permettono di avere dei risultati concreti sulla base di quello che è il mio business, posso decidere di iniziare a scalare. Ora, questo termine spesso fa confusione su chi non è, diciamo, addetto ai lavori, ma significa spingere ulteriormente le campagne pubblicitarie per ottenere maggiori risultati. Quindi, se ipotizziamo adesso ho delle campagne pubblicitarie che mi spendono 50 euro al giorno e mi permettono di fare due vendite, inizio a scalarle per magari spendere 100 euro al giorno e iniziare ad avere 3, 4, 5 vendite al giorno, no? Quindi andare a incrementare i miei risultati. Come vi ho già detto, ne ho già parlato all'interno di un altro video, quindi non entro nel dettaglio dettaglio, ci tenevo a fare una breve panoramica per, diciamo, riallinearci qualora magari qualcuno di voi sta guardando questo video ma ha sentito tanto parlare di scaling up, ma non nel pratico. E se sulla carta sembra un'operazione anche abbastanza semplice da fare, in realtà bisogna avere tanta strategia, tanta tecnica, esperienza e sangue freddo. Perché il sangue freddo? Ed è qui che mi soffermo. Perché spesso e volentieri si vogliono i risultati, si vogliono ottenere dei risultati grandiosi, si è pronti anche a aumentare l'investimento e aumentare anche quelle che sono le aspettative, no? Perché è chiaro che se siamo abituati, tra virgolette, nonostante le inflazioni, magari un giorno di più, un giorno di meno, una settimana in più, poi sono tante le variabili. Però siamo abituati magari ad avere 1, 2 prenotazioni, 3, 4 vendite al giorno, alla settimana o al mese, è normale che vogliamo raddoppiarle, incrementarle, no? Ci sta, se vogliamo ottenere dei risultati sempre più grandi, dobbiamo scalare. Siamo pronti, siamo carichi, però nel momento stesso in cui iniziamo a scalare, vediamo il conto corrente piuttosto che il PayPal, piuttosto che la carta di credito associato al nostro business manager, associato al nostro account pubblicitario, iniziamo a preoccuparci. Perché? Perché spesso e volentieri la scalata, lo scaling up nelle Facebook Ads ha una componente emotiva, ovvero fa tanta paura. Vi spiego meglio perché. Tutti noi abbiamo un tetto che è un tetto di tranquillità, no? Ieri abbiamo parlato di punto di rottura, oggi parliamo di tetto di tranquillità, ovvero sono abituato a spendere 50 euro al giorno sulle Facebook Ads, quella è la soglia che non mi preoccupa. Quindi, sia che mi produca dei risultati, sia che magari un giorno me ne produca di più, un giorno un po' meno, magari ci sia un'inflazione in positivo e negativo, tuttavia quello è un range di budget che mi fa stare sereno, ok? Ovvero non mi crea ansia. Cos'è che succede? Ovviamente, se noi vogliamo scalare le nostre Facebook Ads per ottenere dei risultati più importanti, più considerevoli, beh, dobbiamo aumentare il budget speso. Ed è quindi normale che se noi siamo abituati a spendere 50 euro al giorno e li portiamo a 100, 150, 200 euro al giorno e più, ovviamente iniziamo ad avere paura perché l'investimento è maggiore, magari impieghiamo qualche giorno in più per ritornare su quell'investimento e vedere le nostre vendite, perché ovviamente lo scaling up significa testare altri angoli, altre leve, altre campagne pubblicitarie, aumentare tutte le variabili e quindi inizialmente cos'è che succede? Ed è per questo che poi le persone si spaventano, vedono tante uscite in termini di budget perché la mole di lavoro è più considerevole e poche entrate. Questo è normale all'inizio nella fase di scaling up, chiaramente non può essere un
una fase continua, cioè è solo un momentum, no? Un momento in cui stiamo scalando e quindi è normale che abbiamo un'uscita più sostanziosa rispetto all'entrata. Tuttavia, questa deve essere semplicemente un momento, altrimenti c'è qualcosa che non va. La scalata è fatta per ottenere dei risultati più importanti, non per tagliare le gambe a quelle che erano già, quelli che erano già i nostri risultati. E quindi quando ci esponiamo a una spesa più ingente, a una spesa più importante, ovviamente ci viene l'ansia perché usciamo dalla nostra zona di comfort. Torniamo spesso su questo sconcetto della zona di comfort anche nel marketing, come potete vedere, e anche nelle Facebook Ads, ma perché effettivamente è proprio così. Uscendo da quella che è la nostra zona di comfort, iniziamo a sentirci spaventati, iniziamo a non sapere se stiamo facendo la cosa giusta. E che cos'è che succede al 99,9% dei casi? Che quando le persone iniziano a scalare non si sentono più nella loro zona di comfort e quindi spengono tutto oppure riportano alla situazione iniziale. Quindi ritorniamo all'esempio che ho fatto poc'anzi per rendere tutto più chiaro: passo da 50 a 150 euro di budget giornaliero, passa una settimana, vedo che i risultati sì ci sono, ma veramente l'amore di lavoro è di più, il budget è più alto, vedo più uscite, quello che spendevo in una settimana adesso lo spendo magari in due giorni, inizio ad agitarmi, decido di spegnere tutte quelle campagne e ritornare alla fase iniziale. So che può sembrare una stupidaggine, ma quando usciamo dalla nostra zona di comfort e la situazione non è come l'abbiamo immaginata, non è favorevole come l'abbiamo immaginata, preferiamo fare un passo indietro, ritornare sui nostri passi e ritornare su magari una situazione che non è esattamente quello che volevamo, perché magari il nostro obiettivo era triplicare le vendite, ma comunque non è poi magari così malvagia, no? Quindi preferiamo rimanere in questa zona e qui infatti falla la maggior parte delle persone. Il 99,9% delle persone in uno scaling up inizia a mettere freni, inizia a dire no, non me la sento, non è così che dovevo andare, non stanno funzionando le cose, forse sono i budget alti, forse eccetera eccetera, si racconta tante scuse, poi ognuno ha la propria emotività e preferisce ritornare sui propri passi. Quindi ho deciso di registrare questo video per dirvi che se state facendo scaling up o avete in mente di aumentare le vostre campagne pubblicitarie per ottenere dei risultati ancora più grandi e vi sentite quell'ansia, quella paura, è normale. Ora, perché ci vuole sangue freddo? Perché chiaramente stiamo lavorando con una macchina che è quella di Facebook, stiamo lavorando con una strategia che è qualcosa di pensato, che è qualcosa di strutturato e che ha i suoi tempi. E se noi ci facciamo sopraprendere dall'emozione e iniziamo a ragionare per paura, abbiamo anche magari la Ferrari, però la stiamo guidando con una paura estrema e quindi non la guideremo al 100% o magari finiamo per non salirci nemmeno. Ora sto portando una metafora, ma per rendere tutto più chiaro. Quindi cos'è che succede se noi abbiamo paura? Che magari abbiamo la macchina migliore che possiamo avere, che ci produrrà i risultati, l'esperienza, i numeri che vogliamo, ma per la paura preferiamo arrestarci. E questo è un problema. Perché? Perché se noi vogliamo scalare, ovviamente non possiamo far vincere la paura, perché sennò non scaleremo mai. E quindi anche se il nostro business è profittevole, anche se è un business che può ottenere veramente dei risultati immensi e soddisfazioni da tutte le parti, se ci facciamo prendere dalla paura questo non avverrà mai e non è ovviamente una situazione favorevole. Per cui ovviamente il sangue freddo non si fa dall'oggi al domani, bisogna allenarsi e bisogna imparare anche a domare la paura. Quindi voglio darvi qualche consiglio. Il primo fra tutti è di accettare il rischio, ed è forse il consiglio più difficile di tutti da mettere in pratica, perché è normale che se stai là fuori per scalare, accettare il rischio non è proprio una barzelletta. All'inizio ovviamente ti sentirai magari un po' infastidito, un po' con l'ansia, però, e qui mi collego anche al secondo suggerimento che mi sento di darvi: se avete una strategia e questa strategia è efficace, capisco l'ansia, ma siete su un binario ben preparato, ok? La strategia è fondamentale. Perché in ogni video vi ripeto che bisogna avere una strategia? Perché senza strategia voi state camminando praticamente senza vedere, senza conoscere l'ambiente circostante, senza essere pronti nel momento in cui bisogna essere pronti. E quello è il momento in cui avere ansia, non quando stiamo scalando. Per cui se la vostra strategia è buona, se la vostra strategia è efficace, non fatevi domare dalla paura. Quindi anche se vi viene l'ansia in una fase di scaling up, iniziate a ripetervi: sì, ma io so che sono sui binari giusti, so che sto facendo le cose che vanno fatte, so che sto facendo quello che serve al mio business per ottenere dei risultati più grandi. Perché ragazzi, se volete scalare bisogna investire di più, altrimenti producete sempre gli stessi risultati, a meno che qualche variabile non cambi e quindi qualcosa può aumentare per un periodo, può diminuire per un altro, però sono variabili incontrollabili, no? Quindi non fatevi prendere dall'ansia, sangue freddo, allenatevi e ripetetevi dei mantra legati al fatto che se avete una giusta strategia
chiaramente siete sul binario giusto per ottenere degli ottimi risultati. Lascio stare chi non ha una strategia, perché ormai l'ho detto allo sfinimento: se non avete una strategia, ragazzi, è il momento di iniziare ad averne una. Quindi cliccate qui sotto, prendete la lezione gratuita, prenotate la consulenza strategica e vediamo se Advertising Circle è il programma giusto per voi e andiamo a preparare una strategia insieme. E la terza cosa che mi sento di consigliarvi è di avere un mentore. Se è la prima volta che state facendo dello scaling up con le campagne pubblicitarie, ne avete sentito magari sempre parlare, ma non sapete dove mettere mano o non vi sentite sicuri al 100%, avere un mentore è quella guida che vi serve. Perché con un mentore riuscite a gestire anche meglio quelle che possono essere le emozioni, quelle che possono essere le paure, quelle che possono essere le ansie e ovviamente evitate innumerevoli errori. Ora cercate un mentore di quello che secondo voi è una persona di spicco, valutate, una persona che stimate, che ha dei risultati che vi possono interessare e seguitelo, ma fatevi seguire da un mentore. Questa è una delle scelte più sagge che potete fare non solo in fase di scaling up, ma proprio anche in fase di business, di marketing. In qualsiasi fase della vita ci vorrebbe un mentore, anche per la sfera finanziaria, ok? E questi sono i miei tre consigli. Ripeto e concludo questo video dicendo che avere paura all'inizio è normale, perché dobbiamo farci la pelle, come si suol dire, no? Dobbiamo abituarci a fare lo scaling up, a sapere che dovremo investire di più, a mettere e accettare il rischio. Quindi è normale all'inizio, ma non dobbiamo lasciare che la paura domini le nostre azioni, perché stiamo parlando di una macchina che ha i suoi tempi, che ha i suoi parametri, che dobbiamo noi dominare e comandare. Se invece la paura trapassa tra le nostre mani e comanda quella che sono le nostre azioni, non possiamo lasciare delle campagne pubblicitarie che hanno un algoritmo domato da dei sentimenti. Dobbiamo essere logici e freddi. E questo si fa con l'abitudine e con i tre segreti che vi ho indicato. Spero che il video di oggi, ragazzi, vi sia piaciuto. Spero che abbiate trovato delle informazioni utili. Come sempre, due cose fondamentali: iscrivetevi al canale e lasciate un like. Da Ale Lorenzi è tutto e ci vediamo domani!